Salve a tutti, sono Massimiliano Luzzi, uno studente di ingegneria elettronica e un appassionato di chitarra. E proprio per questo motivo ho cercato di unire le mie passioni per la costruzione appunto della maggior parte degli effetti della strumentazione che utilizzo quando suono. Proprio perciò con il passare del tempo ho accumulato molti effetti e è sorto il problema di riuscire a gestirli in modo automatico e ho pensato quindi di realizzare appunto un controllore automatico proprio attraverso Arduino. Andremo quindi a vedere brevemente che cos'è Arduino e come funziona, per poi vedere in pratica il problema e come l'ho risolto. Allora, Arduino è una scheda elettronica, come avete già visto, programmabile, con il quale è possibile realizzare dei piccoli sistemi embedded, ovvero dei sistemi di controllo basati sulla filosofia sensore, elaborazione e attuatore. Un esempio molto semplice è quello appunto del controllo automatico dell'illuminazione, in cui si può pensare, c'è una stanza, se c'è una persona dentro la stanza o più persone dentro la stanza, si accende la luce, altrimenti la luce viene spenta, quindi c'è un sensore, che è appunto un sensore di presenza, che invia un segnale ad Arduino, il quale legge appunto questo dato e andrà quindi ad rispondere attraverso un attuatore, che sarà un interruttore elettronico, il quale accenderà o meno la luce a seconda se è presente appunto una persona. La caratteristica fondamentale di Arduino è che applica la filosofia open source all'hardware. Infatti, se soliti considerare l'open source una peculiarità del software, dove i sorgenti sono, diciamo, in programma sono disponibili e pubblici, e quindi ognuno può creare la propria versione del programma, può andare a modificarlo, aggiungere, fare delle modifiche, miglioramenti, aggiungere delle ulteriori funzioni. La stessa cosa viene fatta con Arduino a livello hardware, ovvero gli schemi elettrici, i componenti utilizzati sono tutti pubblici e coperti naturalmente da licenza, in questo caso per il Common. Ciò significa che ognuno può realizzare la propria versione di Arduino, può fare delle modifiche ad Arduino o può apportare quelli che sono dei miglioramenti. Tutto ciò ha portato anche a quella che è la creazione di numerose schede compatibili che benché non sono realizzate dall'Arduino stessa, possono comunicare tra di loro per creare dei progetti ancora più complessi, ma appunto il rover più fuori. Inoltre vi è un'ampia scelta di progetti completi e liberi dove una persona può semplicemente trovare quello che gli interessa, scaricarlo e implementarlo. A livello hardware, Arduino è basato su un microcontrollore, che è un processore special purpose, il cui scopo è quello non tanto di avere grandi capacità di calcolo, quanto avere una buona interfaccia, una flessibile interfaccia con l'esterno. Ad esempio Arduino 1, che è appunto una schedina di queste dimensioni, ha 13 pilini, e ognuno dei quali può essere utilizzato sia come ingresso che come uscita o come ingresso uscita, indipendentemente da ciò che fanno gli altri. Generalmente questo non è possibile in quanto si hanno dei registri e tutto il registro può essere usato o come ingresso o come uscita, non singolarmente i singoli bit. Inoltre c'è un oscillatore da 16 MHz che serve per la generazione del clock, che appunto è un clock molto piccolo e insignificante rispetto ai clock dei processori come quelli della famiglia Intel, dove si parla di GHz. In questo caso parliamo appunto di MHz, proprio perché non c'è bisogno di ampia capacità di calcolo per fare appunto un sistema di controllo. C'è un'interfaccia USB per le comunicazioni seriali tra elementi Arduino compatibili oppure anche solo per la comunicazione con il PC e per il caricamento degli script e soprattutto un pinout con un'interfaccia immediata in cui non c'è bisogno di fare delle saldature per fare i collegamenti, è sufficiente semplicemente inserire il cavo all'interno appunto del pilino. E quindi, come diceva l'altro signore, è possibile appunto realizzare dei progetti senza necessariamente avere delle conoscenze elettroniche o nemmeno avere a disposizione lo strumento, il saldatore, o avere delle capacità di saldatura. A livello software invece il team di Arduino ha messo a disposizione un ambiente di sviluppo basato su una versione semplificata del C che è chiamata appunto Wang, il che significa che mette a disposizione una serie di funzioni precompilate per appunto controllare le operazioni fondamentali del microcontrollore, come ad esempio la gestione delle porte, la scrittura e la lettura, o la gestione degli interrupt. Ciò significa che anche con una conoscenza veramente basilare del C, quale come si dichiarano le variabili, e le conoscenze dei costrutti di controllo, if, case, while, for, è possibile anche realizzare progetti di media complessità. Per quanto mi riguarda non ho una conoscenza molto approfondita del C, conosco proprio queste funzioni basilari e le ho utilizzate per realizzare appunto il mio Looper.
Tra le funzioni fondamentali per poter iniziare a mettere mano su Arduino sono il while setup e il while loop. Il while setup è il blocco che serve per configurare Arduino e qui vanno inserite tutte le funzioni preliminari di inizializzazione, quale la definizione del pinout, cioè tramite la funzione pinMode indicare quale pin deve essere utilizzato come ingresso, come uscita oppure come ingresso-uscita, e altre funzioni preliminari come potrebbe essere l'inizializzazione di una memoria o l'inizializzazione della porta seriale. La caratteristica del voice setup è che viene eseguita una sola volta all'accensione di Arduino o quando si preme il reset, ma in ogni caso verrà eseguita solamente una volta prima di passare al loop. Il void loop invece è il blocco principale, all'interno del quale vanno inserite tutte le istruzioni e diciamo, le operazioni che vogliamo far fare ad Arduino. E la caratteristica del void loop è che lo possiamo vedere come un grande ciclo while infinito, cioè verrà ripetuto infinite volte fino a che non si spegne appunto Arduino o nella maggior parte delle ipotesi delle cose Arduino si rompa. Le altre funzioni diciamo veramente basilari sono quelle con le quali ci si interfaccia con l'esterno, cioè il digital read con il quale si andrà a leggere una porta e quindi una porta d'ingresso, è attraverso questa funzione che si leggono i dati che provengono dai sensori. Il digital write invece è la funzione con la quale si scrive su una porta, cioè quella con la quale si comunica ad un attuatore. Andiamo quindi a vedere qual è il problema. Appunto, come ho detto, un po' un vizio di chitarrista è quello di accumulare sempre più pedali per costruire il proprio suono, al punto che però durante l'esecuzione di un pezzo c'è la necessità di stravolgere completamente il proprio suono e quindi accendere e spegnere contemporaneamente più pedali. Ad esempio, se si vuole passare da un suono fortemente distorto, in cui possiamo avere due distorsioni accese contemporaneamente, ad un suono pulito e molto effettato in cui abbiamo delay, equalizzatore, compressore, phaser equalizzatore, non ricordo dove l'ho detto, chorus. Abbiamo quindi un totale diciamo, di sette effetti che devono essere commutati, ovvero dobbiamo spegnere le distorsioni e accendere tutti gli altri effetti, e quindi per un totale di sette pulsanti che devono essere premuti idealmente nel medesimo istante, cosa che naturalmente è impossibile realizzare, quindi si sentirà sempre un po' di passaggi, cioè prima un effetto che sparisce, poi uno che rientra, insomma un effetto brutto a sentirsi. Quindi il problema è proprio quello di riuscire a fare in modo che attraverso un unico pulsante cambi completamente il proprio suono. Una prima soluzione, che in realtà non risolve questo problema ma è un palliativo diciamo, è appunto il looper classico, il quale cambia semplicemente il modo con il quale si controlla per il fatto che il controllo è spostato in una zona più compatta, appunto tutto all'interno di una scatola di queste dimensioni, e dove quindi gli effetti, in pratica il looper è una schiera di sender pattern, ognuno che può essere acceso o spento attraverso il relativo pulsante, e gli effetti vengono collegati nel sender turn. Quindi il segnale entra nel looper, arriva al primo sender turn. Se questo è acceso, passa attraverso il sender turn, quindi attraverso l'effetto, poi torna indietro e passa al secondo e così via. Se invece il sender turn è spento, il segnale arriva, trova che appunto l'interruttore è spento, bypassa completamente il sender turn 1 e passa direttamente al sender turn 2, andando quindi a ignorare completamente l'effetto che è stato collegato sul primo sender turn. Tuttavia, appunto, se è necessario accendere 5 pedali e spegnere 2, è sempre necessario premere 7 pulsanti. Il vantaggio è che sono più vicini, ma in ogni caso sempre 7 pulsanti da premere è necessario. Per questo mi direi è quella di un looper programmabile, in cui cambia la mentalità. Invece di avere un pulsante che ragiona come acceso o spento, il pulsante in questo caso richiama un suono, quindi proprio un'intera configurazione di accese e spente, e quindi sarà sufficiente in questo caso premere un solo pulsante, poi sarà il sistema interno che andrà a fare tutte le commutazioni del caso per ottenere appunto il suono desiderato. Vediamo quindi quali sono i componenti che ho utilizzato. Il primo è diciamo quello fondamentale, naturalmente oltre a lui, no? È il full switch, che è appunto questo pulsante, il quale viene premuto appunto con il piede per richiamare il suono salvato. Il deep switch invece è questa scatolina blu che serve per impostare il suono che si vuole salvare. Ogni levettina è associata ad un numero. Il numero 3 sarà associato al sender turn 3, cioè all'effetto montato nel sender turn 3. Se la levettina è verso l'alto è accesa, se la levettina è verso il basso sarà spenta. Il push button invece è un pulsante che serve per passare dalla modalità live, diciamo, cioè quella in cui si suona, a quella di memorizzazione. E quindi quando si preme il pulsante, Arduino andrà a leggere la configurazione che è impostata sul deep switch e l'andrà a salvare appunto in memoria.
Dall'altra parte poi ho voluto utilizzare un multiplexer per ridurre il numero di, diciamo, di ingressi da dover utilizzare su Arduino. E un multiplexer è un componente hardware che realizza appunto dal punto di vista hardware ciò che fa la funzione IF dal punto di vista software. Cioè vi sono due ingressi A e B e se il segnale di controllo S vale a 0 allora passerà A, se il segnale di controllo S vale a 1 passerà B. Questo serve appunto per ridurre il numero di ingressi, perché io ho 6 foot switch, cioè 6 pulsanti con i quali richiama del suono, e più 6 ingressi che sono quelli del deep switch con il quale configurare il suono da salvare. Avrei dovuto mandare tutti questi 12 segnali ad Arduino, invece tramite il multiplexer faccio in modo che, intanto che sono in modalità live, ad Arduino arrivino i segnali che premo, diciamo, i pulsanti che premo con il piede. Quando invece premo il pulsante passa alla modalità di memorizzazione, quindi Arduino leggerà dal deep switch, quindi leggerà il segnale e lo memorizzerà. Poi si avrà il relè, che è appunto l'interruttore elettronico, il quale semplicemente si occupa di fare il bypass appunto del sender return, e se Arduino gli manda un segnale che è 1, allora il relè è chiuso e lascia attiva appunto l'effetto. Se invece Arduino gli manda uno 0, il relè si disattiva e quindi andrà a disattivare di conseguenza anche l'effetto. Questo è lo schema a blocchi in cui si vede il multiplexer con appunto i due ingressi, che è la schiera di foot switch e il tilt switch, e lo stop button. Quindi in modalità live il pulsante non è premuto e il multiplexer seleziona i foot switch e li manda ad Arduino, il quale legge gli ingressi ed impone quindi il suono desiderato scrivendo appunto sul relè la configurazione memorizzata. Se invece si preme il pulsante di memorizzazione, il multiplexer cambierà, andrà a selezionare quindi il deep switch, quello per impostare la configurazione da salvare, al tempo stesso dirà l'Arduino che si è passata alla modalità di memorizzazione, quindi in questo caso non deve andare a modificare il relè, ma deve leggere gli ingressi e salvarli in memoria. Questa è la realizzazione hardware che potete anche vedere fisicamente, in cui vabbè, verso l'alto si possono vedere nella figura in alto i pulsanti e in alto a destra il pulsante necessario per la memorizzazione e le piccole lettine per la configurazione, e l'aggiunta naturalmente è quella dei LED per poter vedere qual è diciamo l'effetto, il suono che si sta utilizzando. Internamente possiamo vedere nella pratica è soltanto un collegamento di fili tra Arduino, i LED e i multiplexer e sostanzialmente i pulsanti. Il resto è fatto solamente attraverso appunto il software. Siccome si tratta di un sistema di controllo, è necessario realizzarlo come una macchina a stati. Il principio è che ogni stato corrisponde ad un suono, quindi se sono nello stato A avrò il suono A, nello stato B avrò il suono B e così via. L'implementazione è stata fatta attraverso il template a tre processi, in cui un processo serve per eseguire appunto le azioni, cioè Arduino vede in quale stato ci si trova e andrà ad imporre il suono, se ci si trova nello stato A appunto andrà ad imporre il suono A e così via. Il secondo processo è invece quello che serve per computare il nuovo stato, cioè Arduino vedrà se sono premuti i pulsanti oppure no. Se non c'è nessuna pressione di un pulsante non cambierà lo stato, quindi lo stato futuro sarà coincidente con quello dello stato corrente. Se si preme il pulsante invece Arduino vede la pressione del pulsante andrà quindi a cambiare lo stato. Ad esempio, se siamo nello stato A e viene premuto il pulsante C, viene notata questa variazione appunto del segnale e quindi Arduino, cioè questo processo, andrà a far sì che lo stato prossimo sarà appunto lo stato C e di conseguenza la prossima esecuzione cambierà anche il suono. Infine abbiamo il processo per il cambiamento di stato, che in realtà è una semplice assegnazione, ovvero si fa sì che lo stato presente coincida con quello che è lo stato futuro, in maniera tale da far sì che lo stato futuro è quello che è stato appena ricalcolato e quindi la prossima iterazione del ciclo loop si avrà appunto il nuovo stato e Arduino quindi andrà a cambiare quello che è il suono. Ora, in termini di soldi, quanto ho speso, insomma. I costi più grandi sono quelli di Arduino e della scatolina che contiene il tutto, che si aggira appunto intorno ai 20 euro. Per quanto riguarda Arduino non è nemmeno una spesa eccessiva, perché gli stessi controllori realizzati con lo stesso microcontrollore hanno dei prezzi che arrivano anche fino a 100 euro, quindi il prezzo è molto vantaggioso. E il totale appunto è sugli 84 euro, a cui si aggiungono 2-3 giorni necessari per la realizzazione hardware e 2-3 giorni più che altro per il debug del software. Naturalmente esistono delle alternative e queste alternative sono rappresentate innanzitutto da quella che è secondo me la
diciamo, la soluzione per professionisti, quella più completa, che è rappresentata dall'Uber MIDI, il quale sfrutterà il, diciamo, il linguaggio di comunicazione MIDI per poter garantire la possibilità di avere fino a 128 suoni diversi, e naturalmente a livello appunto di esecuzione sono più che sufficienti. Inoltre, siccome ci sono alcune unità che, esterne che hanno anche degli ingressi MIDI, come alcuni preamplificatori, attraverso questo sistema si possono controllare anche questi ultimi, cioè andare con un solo pulsante non solo a cambiare la configurazione degli effetti, ma anche cambiare l'equalizzazione dell'amplificatore, quindi modificare gli alti, i medi, i bassi, il presence, il volume, il livello di distorsione e così via. E come appunto ho detto, è una soluzione definitiva organica, perché è proprio la soluzione per professionisti. Con un'unica struttura abbiamo il controllo sull'intero suono. Il problema è che per funzionare ha bisogno di un'unità esterna, cioè il looper MIDI da solo non fa assolutamente niente che comportarsi come un looper classico. Solo un accoppiato con un controller MIDI esterno è in grado di lavorare effettivamente come il looper MIDI, e questo naturalmente crea un problema soprattutto a livello di prezzo, perché il solo looper classico, considerando un modello che tra l'altro è della Masotti, una casa quindi vicino di Farnese, costa 380 euro. In più dobbiamo aggiungere il controller MIDI, che ha appunto dei prezzi che tra l'usato e il nuovo e a seconda della qualità può variare 300-500 euro, quindi una soluzione sicuramente definitiva, ma fatta o per professionisti o per chi ha soldi da spendere. Un'altra alternativa invece è quella di un looper commerciale, che è il Carl Martin Octaswitch, il quale è un looper programmabile esattamente uguale a quello che ho fatto io, fa la stessa identica cosa. L'unico vantaggio secondo me è che ha una programmazione più intuitiva, cioè in questo caso su ogni pulsante sopra c'è appunto il sistema delle rettine, e se si vuole cambiare il suono associato a quel pulsante è sufficiente modificare appunto l'alto e il basso delle rettine e si avrà immediatamente il cambiamento dell'effetto. Il problema è il prezzo, perché se facciamo un confronto, quello che ho fatto io fa esattamente la stessa cosa ad un prezzo di 84 euro per chi ha voglia di... 319 euro, sì, è un prezzo molto, molto grande, impegnativo. Quindi. Sicuramente vi sono dei miglioramenti che possono essere fatti. Il primo miglioramento è quello di inserire dei banchi di memoria, ovvero invece di avere 6 pulsanti per 6 suoni diversi, si possono riservare 2 pulsanti per navigare tra banchi di memoria, quindi banco 1, banco 2, banco 3 e così via. In ogni banco saranno 4 suoni. In questo modo quindi si avrà la possibilità di avere veramente un numero infinito di suoni. Il problema qual è? Il problema è il fatto che non si riesce più ad orientarsi in maniera intuitiva, perché bisogna ricordarsi quali sono i 4 suoni memorizzati nel banco 1, quali sono i 4 suoni memorizzati nel banco 10 e così via fino al 100° banco. È praticamente impossibile da fare. Per quanto riguarda questa modifica, l'ho già implementata, ma inserendo solo 2 banchi, in modo che sia molto semplice appunto da ricordarsi di quegli effetti. È comunque sia possibile da fare, ma secondo me è necessario inserire uno o più display, sicuramente retroilluminati, perché quando si suona al buio, quindi c'è bisogno di visualizzare anche al buio il contenuto del display, e la soluzione ideale è quella di inserire un display sopra ogni pulsante, in maniera tale che possa vedere immediatamente su quel pulsante qual è il suono che è stato salvato. Questa è la soluzione fattibile, ma in questo caso il prezzo inizia a salire, perché innanzitutto c'è la necessità di avere più di un display, e secondo poi un solo Arduino non è più sufficiente. È necessario avere o un Arduino più complesso, come potrebbe essere l'Arduino 2, oppure più Arduino o schede compatibili che comunicano tra loro per gestire da una parte il sistema di controllo, dall'altra parte i display. Un altro miglioramento ancora implementabile è quello di inserire anche qui il controller MIDI, cioè fare in modo che un looper tramite Arduino si comporti direttamente come un controller MIDI e vada non solo a controllare gli effetti, ma vada anche a controllare i preamplificatori o tutto il resto che, insomma, che è un ingresso MIDI. Questa a mio parere sarebbe una soluzione anche migliore rispetto al looper MIDI, perché non c'è la necessità di un controller. Il looper da solo, realizzato tramite Arduino, è in grado di fare tutto e gestire completamente il proprio suono. Grazie, let's rock. Ci sono domande? Non so. Posso vedere questo coso? Quindi questo è il pulsante della configurazione che ho fatto in modo che, se premuto per pochi secondi, fa vedere qual è la configurazione salvata. Quindi,
ho questi due pedali accesi, naturalmente la batteria con il diesel. In quest'altro ho solamente questo pulsante acceso, vabbè, adesso tengo premuto per 3 secondi, mi fa vedere qual è la configurazione che andrà a salvare e poi la salverà. E adesso ho praticamente tutti i pulsanti che sono, tutti gli effetti che sono accesi. E per memorizzare è sufficiente andare su un banco, impostare sulle lettine il suono che si vuole, tenere premuto per 3 secondi, si sentirà il click delle lettere che scattano, a quel punto è il. La pace è salvata e si può iniziare a suonare. Purtroppo non ho ritenuto opportuno portare la chitarra per far sentire, l'avrei fatto anche volentieri, ma avrei fatto molto casino e poi insomma per pochi secondi penso non mi avrei.